avuto 90.000 visitatori unici nel 99. Vuol dire che 90.000 persone sono andate a vedere questo sito e altrettante sono andate oggi fino al 19. Quindi stasera questo record di 90.000 sarà fatto male. Questa mattina alle 9 più di 10.000 persone avevano già versato i loro 10 euro per far partire questa straordinaria avventura che stiamo vivendo insieme. Ci sono 25.000 iscritti sul sito, sul nostro, sulla nostra nuova comunità che prenderà il posto di questi che iniziano. Ci sono delle cose da tenere straordinarie, poi il posto è tutto sabato, cioè un giorno di tranquillo, domani scopriremo quando si si recheranno a fare un modifico oppure scrivere un modello si sente la necessità di porre un argine a questo potere del sovrano e si comincia a dire sì, il sovrano potrà fare quello che vuole, ma un momento, in casa mia quello che vuole non lo fa. Ecco che nasce l'idea del diritto e nasce anche l'idea del fatto che ci vuole qualcuno, insomma, che mi garantisca che il sovrano non venga a casa mia e dimmi quello che devo fare. Assolutamente questo qualcuno è un giudice, è qualcuno che possa proteggere nel diritto a casa mia di fare quello che mi pare. E vi rendete conto che a un certo punto, nello stesso modo, nella nostra testa, dovrebbero poter abitare tutti i pensieri che noi vogliamo gli altri e non ci dovrebbe essere nessuno che entra nella nostra testa e dice un momento adesso ti accido io quello che tu devi pensare, perché questo diventa un elemento fondamentale. Una trasmissione televisiva trova la conferma che quello che pensa, quello che si è formato nel proprio cervello, nel tuo opinione sul mondo è qualcosa di importante a quale non vuole rinunciare. E guardate, sì, abbiamo il diritto di non pensare come vogliamo, ma abbiamo anche il diritto di non sentirci dei pazzi, chiusi nella nostra solitudine. Abbiamo il diritto di capire che nel 40-45% dell'opinione pubblica del nord-est non è inesistente, vero? C'è una maggioranza politica che vince le elezioni, allora